Allora, invece adesso stiamo per affrontare una polemica di cui abbiamo discusso qualche giorno fa. Sì, sì, infatti, esatto. Una polemica nata all'estero su piatti e prodotti made in Italy. Praticamente qualcuno sostiene che Alberto Grandi abbia ridicolizzato la cucina italiana, ma non è vero. Lui ha raccontato la vera storia. E quindi la domanda è: la cucina italiana è frutto di contaminazioni? Però ragazzi, qua non si mette in dubbio la qualità del cibo italiano, ma la sua storia, come è nata. Di alcune la paternità ricette. O comunque tipo, non so, Alberto, buongiorno, benvenuto nello zoo intanto. Buongiorno. Ciao. Qualcuno ti sta già insultando via SMS. Ancora prima di sentire quello che hai da dire, gli italiani sono così, ancora prima di sapere le cose devono partire con gli insulti. Mi piace quella del panettone, io vorrei aprire subito con questa qua del panettone che mi fa. Io volevo sapere della pizza, perché lui ha detto che la pizza è nata a Napoli ma faceva schifo all'inizio. Ok, allora prima la pizza e poi il panettone. Poi il panettone, dai, ci racconti. Diamo la precedenza al sud, giusto? Sì. Sono d'accordo. Allora. La pizza si fa da parecchio tempo a Napoli, in realtà non abbiamo tanto la data di nascita, ma fondamentalmente non è importante, perché appunto, come ho detto, la facevano un po' tutti nel Mediterraneo. Sì. A Napoli poi assume certe caratteristiche, ma tutti gli osservatori che arrivano da fuori dicono, guardate, sì, i napoletani mangiano la pizza, ma è una cosa veramente da disgraziati. Collodi dice che è una schiaccia bruciacchiata, sudicia come sudicio colui che te la vende. Grande Collodi, si fa male. Esatto, cioè, il padre di Pinocchio. Anche Dumas dice che è una cosa che sembra la galletta del marinaio. Ma queste sono cose reperibili, cioè sono cose storiche, sì, sì, giusto? Assolutamente, sì, sì, però, sì, assolutamente. Non sono dichiarazioni tue, non capisco perché la gente se la piglia con te. Tu stai riportando la storia. Infatti, cioè, io questa è veramente la cosa più incredibile. Cioè, che il consorzio del parmigiano si prenda la briga di fare un comunicato contro di me, ma facciamo due lavori diversi, cioè io faccio lo storico e loro vendono formaggio, io non mi metto a fare il loro mestiere. Alberto, posso farti una domanda? Sì? Quando parliamo di pizza, che cosa si intende? Cioè, perché giustamente, come hai anticipato tu, in gran parte delle popolazioni mediterranee la pide, la pita o comunque una schiacciata di acqua farina e lievito è molto la pizza anche. Ma quindi quando parliamo di pizza parliamo di un disco di pasta lievitata, farina, sì, acqua con mozzarella sopra. No, aspetta, ok, aspetta, no, cioè, con qualcosa sopra è una cosa diversa, non è la pizza. Infatti, quella è la pizza napoletana, quella che stai descrivendo. Allora, la pizza è la pasta lievitata, acqua e farina, lievito, pomodoro e mozzarella. Quella è la pizza. Quella è la pizza napoletana oggi. No, quella è la pizza. No, non c'è un altro nome. No, quella è la pizza napoletana. Ma scusa, ma lui è storico, tu sei. No, chiedo, fammi capire, come fai a contraddire uno storico? Sto chiedendo se altre popolazioni hanno chiamato quel piatto lì simile pizza. Beh, l'ha chiamata pizza, pida, pita, l'hanno chiamata in tanti modi molto simili e la ricetta non è esattamente uguale. Ah, però quindi perché, non è uguale la ricetta? No, non è uguale, però il concept, di usare un termine moderno, è più o meno quello. Ma tra l'altro, guardate che nell'Eneide, a un certo punto, nel luogo nel quale Enea fonda la sua città, Lavinia, esattamente è il luogo nel quale lui a un certo punto prende questi dischi di pasta e ci mette sopra della verdura e li mangia. Però allora, quella non è una pizza. Però non è la pizza. No, però pizza è il prototipo. No? È il prototipo della pizza. È il prototipo della pizza. Dopodiché, quella pizza che oggi noi mangiamo è frutto del viaggio in America di milioni di italiani, in particolare napoletani, che hanno arricchito quel prodotto e l'hanno anche migliorato. E poi tornate indietro. Aspetta, però quello che sta dicendo Alberto, dimmi se sbaglio, tu stai dicendo la pizza è nata in Italia, però poi si è evoluta all'estero tramite degli italiani che sono andati a vivere altrove ed è tornata in Italia modificata, però è sempre un prodotto italiano. È un prodotto italo-americano, se volessimo dirla così. Però da che mondo è mondo si conosce l'invenzione della pizza margherita? Perché quel giorno. Quella è una balla. No, non è la regina Margherita che ha ordinato. Vedi che adesso crollano un sacco di cose. Questo era un bel mito. Quella la smentisco in maniera categorica. Quindi quella è una grande cazzata che si sono inventati. Ma sì, quella è proprio invenzione della tradizione. Ma fra l'altro, quella è dimostrata
dimostrabile che è proprio una balla, perché nel 1889, l'anno del famoso viaggio di Umberto I e la regina Margherita a Napoli, sarebbe stato offensivo dare una pizza alla regina, certo. Cioè, sarebbe stata proprio un'offesa, e quindi non sarebbe perché la pizza era il cibo per i poveri, per i poveri, certo. Per eccellenza. I adesso col cazzo $30 costa la pizza. Senti, Alberto, siccome è molto interessante l'argomento, parliamo anche del panettone, perché così mettiamo più carne al fuoco. Il panettone che mi interessa, perché noi pensiamo sia una tradizione meneghina, invece è una gran cagata. E il pan del Tony. No, anche quella è una storia inventata. No, ma allora, il panettone, che sostanzialmente è una focaccia malamente lievitata con dell'uvetta, si faceva ma un po' dappertutto. Io ho trovato anche in panetteria a Mantova, io sono di Mantova anch'io, grande. Nessuno è perfetto. Ho trovato le panetterie a Mantova all'inizio del Novecento che facevano il panettone, ma era schiacciata con l'uva fondamentalmente. Sì, anche a Genova si fa. Ma sì, esatto, e non era legato al Natale. Non era legato a Natale. Invece quel panettone che conosciamo oggi l'ha inventato nel 1919 Angelo Motta, che è un pasticcere milanese e che è il fondatore della Motta. E gli ha dato quella forma lì, allora l'ha gonfiato. Ma soprattutto lo ha trasformato subito in un prodotto industriale. Cioè, questo è il fatto: nasce industriale il panettone. Okay. Adesso gli artigiani che lo fanno adesso hanno ricominciato a farlo a Milano negli ultimi 20 anni, cioè fino a 30 anni fa non si trovava in pasticceria il panettone. Adesso si è tornato a fare, adesso costa l'ira di Dio. Quindi sono anche buonissimi stati. Quelli artigianali, sono una roba da perdere la testa. Ragazzi, io ho un attimo di ansia, voglio fare una domanda, perché qua non mi dire che i wafer non li fanno gli gnomi, perché io me ne vado. No, li fanno gli gnomi. Ah, okay. Perché se mi crolla anche il wafer fatto dallo gnomo, vado fuori di testa. Però il grande delirio è nato per il parmigiano reggiano, giusto? È lì che è nato la follia. Io oltre che dire che il parmigiano reggiano è uno dei formaggi più buoni del mondo, io non so come affrontare questo tema. Però allora lo dico così, dopodiché le prove, le foto, abbiamo tutto. Che ci fanno vedere cos'era il parmigiano negli anni 50 e 60. Era un formaggio di 20 kg, grosso modo, 25, adesso dipendeva poi dal produttore, completamente nero, perché la crosta era nera, con una pasta palesemente più grassa di quella di oggi, anche perché la conservazione era meno lunga, insomma c'erano tutti gli elementi di caratteristici particolari. Quel formaggio lì lo troviamo in America, si chiama Parmesan, lo fanno gli italiani a partire dagli anni 20 e là è rimasto quello che era. Poi noi negli ultimi 50 anni l'abbiamo trasformato nella meraviglia che è oggi, e lui è rimasto quello che era. Io dico sempre, il Parmesan è il brutto natroccolo al contrario, cioè lui quando nasce è uguale ai suoi fratelli, dopo i suoi fratelli diventano tutti bellissimi e lui rimane brutto. Ma quindi tu stai dicendo che è nato dagli italiani, però in America, poi è stato riportato in Italia e perfezionato. No, quello è sempre stato fatto in Italia. Okay. Poi a un certo punto un certo numero di casali italiani, e ci sono i cognomi dei caseifici più antichi, e per chi viene da Mantova, sono trasferiti. Chi viene da Mantova, da Parma, sono cognomi che ci dicono qualcosa, sono robe nostre. Alberto, mi stai facendo incazzare, te lo dico. No, mi stai girando i coglioni. Lui è piacentino. Il professor Barbero ha detto che il parmigiano era il piacentino in origine. No, ti metto le mani in faccia. Ha ragione Barbero. Abbiamo la conferma dallo storico. Allora, guarda, c'è questa cosa qui. Adesso lo dico. La prima testimonianza importante è quella di Boccaccio, che dice il formaggio parmigiano racconta di queste montagne di formaggio grattugiato. Il secolo dopo, Pantaleone da Confienzo scrive in pratica una summa casearia, cioè tutta l'elenco di tutti i formaggi, e a un certo punto lui dice c'è un formaggio che si chiama No! È un attentato questo!
giusto. Sono i deconsoli. Sono i ninja dei formaggi. I ninja dei formaggi. Li hanno seccato i ninja. No. I parmigiani maledetti. Oh, aspetta che richiamiamo. Poggia, aspetta, è caduto proprio sul più bello. Sì. Sono come quando vieni. Ecco. Sono tornato. Pensavamo te l'essero ammazzati i parmigiani. Cosa vi siete persi? No, sei arrivato a Parmigiano e ti sei fermato lì. Stavi per dire. Alberto, per prima cosa, stai lontano dalle finestre. Tieni giù la testa. Wow. No, allora, il pantalone da Confienza scrive nel XV secolo che si chiama parmigiano, ma lo fanno a Piacenza. Bravo. Signori, la storia parla. C'ho un'ultima domanda, Alberto. Aspetta, però se vuoi te ne dico una peggiore. Vai. Quando Napoleone arriva in Italia, manda un suo adepto, a studiare il parmigiano. Perché dice a Parma noi serve un formaggio che sia facile da conservare. Lo manda a Parma, siamo a 1797, e questo dice: ma a Parma non solo non si fa il formaggio, ma non ci sono neanche le vacche da latte. E quindi dice: mi dicono di andare a Lodi. E allora lui va a Lodi prende la ricetta di quello che lui definisce le fromage lodesan DOC parmesan, formaggio lodigiano detto anche parmigiano. Quindi è sempre meglio che il parmigiano. Quindi il vero parmigiano è il grana padano. Pensate. Signori, un appello a tutti gli ascoltatori. Registrate con il telefono come potete e condividete, perché Parma va affossata. Non è il Parma. Alberto, io lavoro a Parma, però vi ricordo. Va bene, testato a sangue. Ognuno di noi ha un difetto. Lavoravo a Parma. Adesso da oggi non lavoro più a Parma. Alberto, grazie mille davvero. Grazie per aver chiarito questi punti di domanda e niente, verremo a piangere sulla tua tomba con dei piatti di sangue. sticchi di grana, però, a questo punto. La rifacciamo questa? Sì. Va avanti. No, un'altra telefonata con Alberto, perché è roba interessantissima. Chissà quanti altri prodotti magari non sappiamo da dove provengono. Il pomodoro di Pachino, il cioccolato di Modica, ne abbiamo. E l'hamburger, dove nasce l'hamburger? Nasce da Hamburgo. Hai visto? Però la ribollita nasce a Firenze. Sì, la ribollita, però la facevano un po' in tutta la Toscana. Lascia Firenze. Che altra regione vogliamo fare incazzare? Chi volete? Calabria, la Sardegna. Sai che sulla Sardegna sono un po' debole. Perché i sardi sono sinceri, dicono la verità, non mentono. I loro prodotti sono ufficiali. Allora, io so che il filuferro è cinese. Ma si chiamava filufelu. Poi siccome suonava male, ha detto: ma no, non facciamolo più. Facciamo arrabbiare i liguri. Se volete, abbiamo i liguri, abbiamo il pesto alla genovese, che esiste da tanto tempo, ma si faceva con la rucola. Attenzione. Fabio ha perso la parola. Aspetta, e poi chi è che l'ha modificato? Chi è che ha? Adesso vi do anche i consigli di lettura. Luca Cesari, Storia della pasta in 10 piatti, ricostruisce tutta la storia del pesto alla genovese, ed è probabilmente una cosa, cioè il basilico arriva lentamente tra l'800 e il 900. Porca miseria. Secondo me sei uno di quelli che fa il pesto con le noci. Io non so fare neanche il caffè, quindi io sono disastro. Tu vai, prendi il pesto Bultoni senza aglio. Alberto, grazie mille, sei stato gentilissimo. Grazie. Un abbraccio, ciao Alberto. Non posso immaginare i messaggi di oggi, ragazzi. Infatti, io ho paura a aggiornare perché ce ne sono tanti. Ma è bellissima sta storia. Aspetta, apriamo un attimo, vediamo. Allora, storia del cibo italiano. Con la rucola da genovese, è vero che i tortellini sono nati a Valleggio sul Mincio? Glielo chiediamo la prossima volta. Cannolo siciliano, la bufala, la gente può sapere di tutto. Cannolo siciliano arriva dal Medio Oriente, ragazzi. Dai. Però è bellissima sta cosa, perché vai a scoprire delle robe. Veramente arriva dal Medio Oriente? La pasticceria araba è stata portata durante l'arrivo dei saraceni con Federico II. Quando ci hanno incannolato Federico donne. II. Quando era un simbolo quello, ho cannellato la tipa. Ho rendito col cannellone. A lui piaceva
moltissimo circondarsi di arabi perché erano molto intelligenti. Sì, ma detto avanti. Da te non mi piace, detto da Alberto ha tutto un altro peso. Ah, Alberto, sei ancora lì? No. Vatti a mangiare il pesto con la rucola, vai. Ma lui ha detto che è nato così, non è che lo mangia. E mo così lui. Morirà. Ma infatti la gente si è incazzata con lui perché ha raccontato la storia dei prodotti. Lui non ha denigrato niente. Esatto. Cioè lui non ha detto, ah, è merda. È che le cose si evolvono, no? Certo. È così, cazzo, che funziona. Certo. Anche la cucina, tutto si evolve. Cioè, come il risotto alla milanese può essere fatto con lo zafferano che arriva ovviamente dall'Egitto, è una domanda lecita, no? Cioè assolutamente. Che il piatto... Vabbè, la contaminazione ci sta. Certo. A me però sta roba che la regina Margherita non si è mai mangiato una pizza è un pochino male. Cazzo, volevo chiedergli se effettivamente era Lord Sandwich che ha inventato il sandwich, il panino. Ma no, è Kay Sandwich. Quella è il re di Monte Carlo, ma si chiama in un altro modo.